Il Lecce ha battuto 3-0 il Matera e si è qualificato per i quarti di finale della Coppa Italia di Serie C, dove l'avversario sarà il Cosenza dell'ex Braglia. La vittoria è stata firmata dai lituani Dubikas Medžiulaitis e Da Costa Ferreira. A fine partita la curva nord chiama la squadra sotto il proprio settore e il messaggio parte forte e chiaro: battere il Catania, con riferimento al big match di campionato di domenica prossima. Per la sfida di Coppa il tecnico Liverani, oltre a Riccardi, inserisce qualche altro giovane come il portiere Chironi, il centrocampista Medžiulaitis e l'attaccante Dubikas. Al 39esimo il Lecce passa in vantaggio. La squadra leccese conquista palla a centrocampo con Costa e Ferreira, che serve Dubikas, il quale si invola verso l'area materana e batte Golubovic in uscita. 1-0. Il giovane attaccante lituano si conferma bomber di Coppa. Al 45esimo Torromino conquista una punizione al limite dell'area. Dell'esecuzione si incarica Rigoni, che fa volare il portiere materano per la deviazione in angolo. Tutto qui un primo tempo abbastanza noioso. Al quarto del secondo tempo pallone smarcante per Costa Ferreira, che cerca un pallonetto ma il tocco morbido finisce di poco fuori. Pochi secondi dopo nuovo pallone in aria per il portoghese, che resiste alla carica di un avversario e insacca nell'angolino alla destra di Golubovic. 2-0. Al 14esimo Dubikas brucia in velocità un avversario, ma la conclusione è debole. La squadra lucana, evanescente in attacco, effettua il primo vero tiro in porta al 33esimo con Dammacco Chironi pronto alla deviazione. Al 43esimo la terza rete giallorossa, Mancosu pesca Medžiulaitis in aria e il lituano ha tutto il tempo per preparare la conclusione vincente. Primo gol in giallorosso per Medžiulaitis. La partita finisce qui 3-0 per il Lecce, ora testa al campionato e al Catania. Da martedì programmiamo questa partita. Io credo che questa squadra cerchiamo di programmarla sempre con quelle che sono le nostre qualità, nascondendo i nostri difetti e esaltando le nostre qualità. Lo stesso valutando l'avversario che andiamo ad affrontare, quindi come tutti il Catania ha delle grandissime qualità, avrà qualche difetto anche loro, e cerchiamo di preparare questa partita sapendo che sì, importante, non definitiva, però molto importante per tante motivazioni. Mi piacerebbe trovare lo stadio come quando lo affrontavo da calciatore, abbastanza pieno, colorato, e magari avere la possibilità di guardare comunque uno spettacolo di calcio con due squadre forti, e poi vediamo al 90esimo chi sarà stato più bravo. Nella conferenza post partita il tecnico del Lecce Liverani parla anche del suo allontanamento dalla panchina al 30esimo del secondo tempo. Un'incomprensione, io ho detto solo no perché ho visto un fallo diverso e probabilmente ha pensato un'altra frase, ma poi abbiamo chiarito serenamente, quindi non, diciamo che è stato più un non capirsi. E sul calcio mercato aggiunge: sì, credo che legittimo non sia ufficiale, ma è una trattativa in dirittura d'arrivo, e credo che per oggi sia quella un pochino più vicina. Per il resto ci sono tanti rumors, ma giocatori in arrivo per adesso ci fermiamo in dirittura d'arrivo per legittimo. Per il resto ci sono ancora 15-16 giorni, vediamo quello che si può fare. Ma come ho detto, no, a parte i scherzi, non è facile migliorarla questa squadra, e noi non facciamo mercato tanto per. Noi, se riusciamo ad individuare un giocatore che ha delle caratteristiche che possa migliorarla e completarsi, bene, se no andiamo avanti così. Il tecnico del Matera Auteri ha protestato invece per il primo gol del Lecce. Dubikas infatti parte in posizione irregolare. Non ho protestato violentemente, a mio parere, non l'ho ancora visto, a mio parere era irregolare, non ci tenevo particolarmente, io ci tengo anche a una seduta di allenamento che facciamo, per cui l'atteggiamento è sempre di grande consapevolezza, di grande attenzione, di grande concentrazione, guai se non fosse così, per cui però nessuna cosa particolare, ci tenevamo a passare il turno. Giustamente annullato dall'arbitro, per fuorigioco anche il gol a Mattia Persano.